Buongiorno a tutti, qui è la Win e siamo qui per un nuovo scout, non più però stavolta su Love Live, ma su un altro gioco, sempre un gioco per mobile Android o iOS, di Idol Rhythm Game, solo che stavolta è un Idol Rhythm Game con personaggi maschili, quindi abbiamo i nostri baby shonen. Questo gioco si chiama Aichu. Il modo con cui lo puoi traslitterare in romaggi varia in modo incredibile. Di solito viene traslitterato così i stellinacciù, che quello è il box che al momento è in corso, perché questo è il secondo anniversario dall'uscita di Aichu, e allora è in corso, come l'anno scorso, la votazione per il best ficaccio, no, il best asbando. Miglior maritino. Sono qui appunto per uno scout. Per l'evento dell'anniversario hanno dato 50 dischi. I dischi Nike sono come le Love Jam di Love Live, per intenderci. E sempre per l'evento dell'anniversario ci saranno una serie di scout divisi per gruppi, perché gli idol all'interno di questo gioco ci sono 9 gruppi idol. Il grandissimo gruppo è variabile, e quindi ci saranno a turni i vari gruppi con i relativi scout, e avranno un prezzo dimezzato, cioè avranno un costo dimezzato, per cui con 25 gemme ti porti a casa 11 bishonen. Per cui ho pensato di fare appunto questo scout con i due gruppi, uno scout, uno ciascuno da 25 gemme, dei miei due gruppi preferiti, e al momento è in corso uno dei miei due gruppi preferiti, ovvero i Tinkerbell, il gruppo dei due gemelli, Mochizuki, che è anche qui presente con la sua versione non idolizzata di Satsuki, che è la sua, è comparso giusto appunto, al momento giusto, e Mochizuki, che invece qua è nella versione non idolizzata del Grand Scout, perché la rarità in Aichu è un po' diversa da Love Live. Se siete familiari con Love Live, faccio questo paragone. In Aichu ci sono, vabbè, normali, e una volta iniziali diventano Ike normali, Ike normal. Normal, rare, che quando una volta iniziate diventano double rare, doppiamente rare. Poi ci sono le super rare, che una volta iniziate diventano le ultra rare. Poi ci sono le legendary rare, che sono la rarità massima, come appunto questa per esempio qui, che è dell'evoluzione, è di Satsuki, nell'edizione appunto del secondo anniversario, che una volta iniziate le legendary rare diventano god rare. Rarità divina, diciamo. E inoltre, se le due carte prima di idolizzare le porti a livello massimo, prima di idolizzare le due coppie per fare tipo la God Rare, ottieni un'unità molto più potente, si potenzia. E questo purtroppo io non lo sapevo quando ho fatto la mia prima God Rare, per cui la mia Eva Halloween non è straforte, non è al massimo della sua potenza, ma adesso che lo so, sto risparmiando un attimo per portare al massimo le due copie che ho trovato a botte di dietro di Mutsuki versione Grand Scout, che è una delle shuffle, cioè delle unità che sono uscite qualche tempo fa, dove ci sono tutti i personaggi mischiati, diciamo, hanno fatto questi gruppi di personaggi provenienti da gruppi diversi, che si sono messi insieme e fanno una canzone. Brutalmente, questo appunto è lo scout delle 25 gemme dei Twinkle Bell. Quindi ci vediamo qui per questo scout, e ci rivedremo prossimamente quando uscirà lo scout per i Reberserk, che è l'altro gruppo che mi interessa, che invece sono un trio a tema sindrome di seconda media. Yohane apprezza molto. Sono i miei due gruppi preferiti a livello estetico. A livello di musica mi piacciono molto anche il Poppin Star, il trio di trap. Allora, che la fortuna sia dalla mia parte, e vai! Ah, cioè, in questo senso è sempre l'orso che si muove, mi pare che vuol dire che c'è qualcosa di abbastanza grosso dentro. Una R di Karu, ma questa è la seconda batch, per cui mi mancano, perché non so, qui non ci gioco, infatti mi fa vedere perché è nuova. Degli Ars. La R iniziale di Leon.
di... Anche questa seconda batch, sempre degli Ars, Shiki. Qualcosa di grosso. Sì, la SRT. Da parentesi pensavo ci fossero solo loro, invece ci sono tutti quanti comunque. Evidentemente è una prova in inglese. Resta il fatto che questa SR, c'ho la base ed è... Ecco, questo è il mio sbando, quello che dell'altra pa- è quello dell'altro gruppo dei Rebirth. Bando il mio sbando e questa carta ce n'è un'altra, quindi la posso utilizzare. Yay! Runa, appunto. Non è un team. Sacco, che è uno dei nuovi, però non ce l'ho già. Questo è il nuovo batch di rare di Yars. Qualcosa di grosso. Yeah, una leggendaria. Mamo Musuke. Anche questa è sempre del team dei Poppin' Star, ovvero il trap. Però è una leggendaria. Cioè, è come dire una guerra, quindi yeah. Ma è anche bella. Daga Otokoda. Non mi ricordo mai se è queste cose. Potrebbe essere un Inition, perché di solito si trova un Inition in questo gioco. Eccolo, dicevo, non arriva nessuno. Ma c'è chi? Il secondo spando. Beh, 6, ennesimo. Si trova come un'altra cosa grosso. L'SR di Runa. In teoria dovrebbe essere lo scout dei Tinkerbell, ma per il momento ci sono più visti degli altri. Sono più di altro visti di Poppestar, pardon. E vabbè. E 11 Jupiter e le crown, che corone sono state in tutto, sono praticamente servono per il negozio dove puoi spendere il corone per ottenere le carte che vuoi, più o meno. Allora, facendo una sintesi, abbiamo un bane indubitabile, la versione quello mi ricorda la versione dell'ostroversione del cielo, cioè insomma crebbe di astronomia, diciamo. Questa Momo non mi, che non mi ricordo il 7, è lo stesso dice sì per questa runa. Ok, qua sotto. Ehi. Una. Però pensavo ci fossero solo loro, beh, effettivamente sono solo in due, quindi avrei beccato tante tante di quelle R loro e basta. Però sono ciclista un po' su. Facciamo solo gli No dai. E niente, aspetta, vedo se sono dei biglietti. Ma i biglietti qui non li posso usare, devo andare. Cocca che è. Penso fosse dare. No, infatti non ho. Aspetta un attimo, scusa. No, infatti non ho biglietti. Vabbè. Vabbè. Nuovamente per il discorso di prima, mi sa che forse non idolizzerò subito quella di, anche se ho già l'altra copia di Ban, perché voglio portare, a sto punto porto anche le SR a livello massimo. E vabbè, dai, sono felice, perché comunque sia una LE è sempre piacevole, e poi appunto quella SR di Ban che ora posso idolizzare mi rende molto molto felice. E niente, ci vedremo prossimamente per lo scout dei Re Berserk, sperando che stavolta, che quella volta mi diano effettivamente le carte dei Re Berserk. Oddio, se mi danno un altro band del King Set, un po' problema perché diventa un 3, ma vabbè, aumenterò le skill. E niente, ciao!